A 14 anni dall'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Acciaroli, assassinato il 5 settembre del 2010, il senatore Gianluca Catalamessa ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell'Interno per denunciare episodi che sembrano voler cancellare la memoria del sindaco pescatore. Nonostante le indagini in corso condotte dalla Procura Antimafia di Salerno e la recente svolta che ha aggravato le accuse contro 9 indagati, tra cui carabinieri e imprenditori, l'omicidio di Vassallo rimane ancora impunito. Il senatore Catalamessa sottolinea come negli ultimi tempi diversi episodi abbiano fatto temere un tentativo di oblio nei confronti della figura di Vassallo, che ha dedicato la sua vita alla difesa della legalità e alla lotta contro la criminalità organizzata. Tra i fatti segnalati si ricordano l'espulsione della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, dalla gestione del Castello di Capano, simbolo di Pollica, ora affidato a una società privata, la distruzione dell'area del Giglio Marino dedicata a Vassallo, situata sulla spiaggia di Acciaroli, e la rimozione dell'opera La Grande Onda, realizzata nel 2019 con oltre 2500 bottiglie di plastica, simbolo di giustizia e legalità e dedicata all'ex sindaco. Nell'interrogazione il senatore Catalamessa chiede ai ministri competenti di chiarire quali iniziative intendano intraprendere per mantenere vivo il ricordo di Angelo Vassallo e per sensibilizzare i cittadini, in particolare le nuove generazioni, sull'importanza di contrastare il traffico di droga e il diffondersi della criminalità organizzata. Dopo alcuni episodi che sembrano voler cancellare la memoria dell'ex sindaco di Acciaroli, Angelo Vassallo, barbaramente ucciso nel 2010, e ad oggi senza giustizia, ho voluto presentare un'interrogazione al Ministero dell'Interno, ha dichiarato il senatore Catalamessa. Ho chiesto quali iniziative si intendano promuovere per tenere vivo il ricordo di Angelo Vassallo e per sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, sull'importanza di combattere il traffico di droga e il diffondersi della criminalità organizzata.